Siamo con il dottor Angelo Irano, responsabile dei nuovi servizi per le politiche del lavoro occupazionali di Sviluppo Lavoro Italia, l'agenzia che ha sostituito nella denominazione LAMPAL e che qui oggi in sinergia con la Regione Molise vuole aiutare i lavoratori VIBAC che saranno coinvolti dal 25 ottobre in una procedura di mobilità a ricollocarsi. Oggi abbiamo circa 11 aziende che offriranno 111 posizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici della Vicbac. Speriamo che si possano concretizzare in posizioni effettive di lavoro. Sviluppo Lavoro Italia, quale approccio innovativo rivolge per rendere più dinamico il mercato del lavoro tra domande e offerte? Partiamo dai profili dei lavoratori. Questo ci consente di affrontare il tema dello skill mismatch perché indirizziamo la nostra azione di scouting della domanda di lavoro a partire dai profili reali dei lavoratori e questo ci consente di matchare immediatamente le disponibilità delle aziende con i profili dei lavoratori. All'esperienza che avete maturato in questi mesi c'è spazio. C'è spazio e lo dimostrano queste 111 posizioni lavorative offerte ai lavoratori di VIBAC dalle imprese. Ma c'è di più. Nel caso in cui dovesse esservi un disequilibrio tra ciò che chiedono le aziende e i profili dei lavoratori, con la Regione e attraverso il programma GOL noi possiamo intervenire per coprire quelle lacune attraverso una attività formativa mirata a soddisfare la domanda di lavoro delle imprese. Questa è un'altra importante innovazione che Si stiamo parla di facendo. skill mismatch anche in relazione alla formazione degli studenti che poi dovranno approcciare al mondo del lavoro. Da questo punto di vista, cosa si sente di suggerire alle istituzioni didattiche? Occorre molto orientamento, non solo negli ultimi anni scolastici, ma sin dalla scuola media, io direi, perché bisogna fare in modo che gli studenti, le studentesse sappiano in tempo utile quali sono le dinamiche del mercato del lavoro e quali sono i profili più richiesti. Se facciamo questa operazione di orientamento spinto, questo può servire ad eliminare o a ridurre quello skill mismatch che oggi è un problema molto forte all'interno dei mercati del lavoro locale.